oggi vi insegno le azioni abitudinarie in inglese. Questo verbo, come l'avrete capito, è il verbo to get up, alzarsi. Poi c'è fare colazione, to have breakfast. Loro fare colazione dicono avere colazione. Come? Ah, perché ho scritto breakfast con due colori? Perché breakfast in realtà è composto da due verbi, to break e to fast, che significa rompere e digiunare. Come? Ah, voi conoscete fast come veloce? Sì, però esiste anche il verbo to fast, che significa digiunare. Quindi a mattina facendo colazione si rompe il digiuno della notte e quindi breakfast e colazione. To leave home or to go to school. To have lunch. Poi c'è to arrive home. Arrivare a casa. Ah, to have lunch naturalmente significa pranzare. To do one's homework. To do homework, fare i compiti. Di solito si mette anche l'aggettiva. I do my homework, she does her homework. To watch TV, guardare la televisione, to have dinner, cenare, avere la cena, e poi c'è to go to bed, andare a letto. Ok? Quindi una volta visti tutti questi verbi, possiamo raccontare la storia. Susan, in the morning, she gets up. Then she has breakfast. Then she goes to school. And she has lunch with her friend in the school canteen. She arrives home. She does her homework. She watches TV. Then she has dinner with her family. And at the end she goes to bed. Scriverò queste frasi come commento al video, quindi leggete anche il commento a questo video. Subscribe for my next videos. Bye bye.